febbraio 2018 hanno inizio i lavori che, nei prossimi anni, cambieranno per sempre l'aspetto del fiume Esarco nel tratto che attraversa Bressanone all'altezza del rione Tiniga. Città, paese, fiume, questo è il nome del progetto che interessa l'area fluviale media della Val d'Isarco. Un progetto finanziato grazie al programma operativo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione FESR 2014-2020. Ridurre il pericolo di alluvioni e al contempo realizzare nuove aree di svago e relax per la città, i suoi abitanti, i suoi sempre numerosi ospiti. L'obiettivo del progetto è la sistemazione del corso d'acqua dalle piene e poi anche per di migliorare anche l'accessibilità del cittadino che ha l'acqua. Informare i residenti e i vari operatori economici coinvolti in un progetto così importante è stato fondamentale per arrivare ad una reale condivisione del risultato finale. Incontri sul territorio per esporre i dettagli dei vari interventi, rispondere alle numerose domande, chiarire gli inevitabili dubbi, sono stati la base di un costante contatto con la popolazione. Il progetto è importante sicuramente per la sicurezza della città in caso di acqua alta e noi speriamo che comporta anche dei vantaggi per noi, nel senso che l'ambiente, cioè non, dopo i lavori non sia più un canale come in certi posti adesso, ma sia un po' più strutturato e ha più... è più interessante anche per noi. Allora, noi della Associazione Pescatore della Val d'Isarco siamo i proprietari dei diritti di pesca in questo tratto dell'Isarco e per noi chiaramente è fondamentale che questo progetto anche ecologicamente vada a buon fine. Quindi adesso durante la fase di cantiere bisogna stare attenti a fare i lavori per bene, non fare troppi danni, ma soprattutto la struttura finale deve essere idonea per dare un bel posto, diciamo, ai pesci che ci sono nei nostri fiumi. Questo è il nostro scopo principale. Non solo tempo libero e svago, spesso chi vive su un territorio ci lavora anche. E allora l'impatto di opere così rilevanti non interessano solo la vita privata, ma vanno a toccare anche l'ambito professionale. Noi dobbiamo spostare diverse infrastrutture perché proprio lungo l'Isarco, sia parte destra che sinistra, abbiamo di tutto. Abbiamo teleriscaldamento, energia elettrica, fognature, acquedotto e altro ancora. Per cui queste infrastrutture sono di mezzo e adesso le dobbiamo spostare per poter realizzare questi bei alvei, diciamo, naturali. La condivisione del progetto ha un effetto moltiplicatore sull'interesse da parte della cittadinanza. Con l'avanzamento dei lavori si susseguono gli incontri con i residenti e gli operatori economici. L'elevata partecipazione conferma che coinvolgere i diretti interessati, soprattutto nelle fasi preliminari, è la strada giusta da percorrere. Torniamo sul fiume. Il pericolo di alluvione è stato studiato attentamente. Ogni 30 anni il centro storico di Bressanone viene colpito da un evento di piena. Fondamentale quindi procedere con interventi di simile importanza a tutela della sicurezza delle persone in primo luogo e ovviamente della città. Per il Comune Bressanone questo progetto è importantissimo, soprattutto per la sicurezza della città, però anche della zona industriale, dall'inondazione proprio dell'Isarco. Dall'altra parte però vogliamo anche far partecipare la popolazione proprio all'acqua, nel portarla più vicina proprio alla gente, e quello sicuramente è anche importantissimo come aspetto tempo libero, sicurezza e tempo libero. Oltre 12 mesi di lavori per completare una serie di interventi direttamente sull'alveo del fiume. Lavori estremamente complessi e delicati, considerando sia l'ambito di azione di uomini e mezzi, sia le variabili imposte dalle condizioni meteo, sia anche gli imprevisti sempre dietro l'angolo quando si lavora a lungo e spesso anche in mezzo a un fiume. L'allargamento dell'alveo è stata la premessa d'obbligo per le successive opere di sistemazione e messa in sicurezza. Ogni singolo intervento è stato studiato nei minimi dettagli per garantire una stabilità duratura nel tempo.
A seconda delle esigenze si è provveduto anche ad un rialzo dei muri di sponda nei tratti più a rischio. Massima attenzione è stata riservata alla fauna che abita il fiume Isarco. Il rispetto della vita animale rispecchia l'impegno per la natura nel suo complesso. Ma il progetto prevedeva diversi interventi di varia natura, in particolare per quanto riguarda la sicurezza idraulica, ma contemporaneamente si intendeva migliorare per quanto possibile la qualità dell'habitat ittico, e questo è stato ottenuto con interventi mirati di strutturazione morfologica in modo tale da creare delle situazioni di acqua tranquilla e acqua rapida e anche in modo da creare degli approfondimenti dell'alveo in modo da avere profondità sufficienti per, anche in inverno quando le portate sono molto limitate, in modo da avere profondità sufficienti per la vita di determinate specie ittiche, anche di specie ittiche che al momento non ci sono, in particolare il temolo. Chi ben comincia, si sa, è a metà dell'opera. Ci spostiamo allora oltre confine in Austria, per la precisione in uno dei laboratori dell'Università di Innsbruck. Questo è un modello del fiume Isarco che riproduce fedelmente il tratto del corso d'acqua interessato dai lavori nella zona di Bressanone. Poter riprodurre su scala minore e in pochissimo tempo gli effetti di ogni singola modifica all'alveo e non solo, offre un vantaggio e un aiuto facilmente comprensibile. Warum braucht es hierfür ein physikalisches Modell, das wir hier im Maßstab 1. Perché c'è bisogno di un modello fisico rappresentato qui in scala 1,45? Tra l'altro, perché la vegetazione presente lungo l'Isarco e nella città di Bressanone è di grande importanza e influenza la capacità di trasporto del fiume. Analizziamo l'influenza della vegetazione in laboratorio e possiamo così calcolare gli effetti che ha sul livello e sulla capacità di trasporto d'acqua del fiume. In parallelo calcoliamo questa influenza matematicamente per poter verificare i risultati dell'esperimento sul modello e proporre valori comparativi per la progettazione. Una particolarità di questo modello è che abbiamo inserito anche la vegetazione e con ciò abbiamo potuto misurare anche l'influenza di questa su tutta l'area fluviale. Da Innsbruck torniamo a Bressanone. Uno degli interventi più spettacolari è stata la posa del nuovo ponte pedociclabile. Un'opera non solo ardita, ma soprattutto di notevole importanza per l'intera collettività. Il ponte è stato realizzato dal comune di Bressanone, collega la zona Landwirt con l'ospedale della città vescovile, uno dei fiori all'occhiello di questo progetto tanto atteso. L'inaugurazione della struttura ha di fatto sancito la consegna dell'intero progetto alla città e alla sua popolazione. Ed è stata proprio la popolazione a rispondere numerosa all'invito da parte delle autorità in occasione della festa per la presentazione della conclusione dei lavori del primo lotto del progetto Città Paese Fiume. Intere famiglie, le nuove generazioni e coloro che da sempre vivono a stretto contatto con l'Isarco hanno potuto vedere da vicino e toccare con mano quanto è stato fatto. Sono stati informati su quello che accadrà nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Hanno scoperto i piccoli, grandi segreti che un fiume può nascondere. Una giornata che segna l'inizio di un nuovo corso per l'Isarco e i quartieri di Bressanone che si affacciano sulle sue sponde.